Benvenuti al mio canale questa mattina, che ci siamo svegliati con una spruzzatina di neve, ma in montagna c'è una neve, ma è coperta dalla nebbia, non si vede niente, quindi c'è freddo. Oggi siamo domenica 22 gennaio e voglio preparare una torta all'arancio. Quindi qui mi sono preparata gli ingredienti che ora vi dirò, vedete? Vi spiegherò perché questa volta ho voluto mettere alla tortiera della carta forno bagnata, perché l'altra volta mi si era appiccicata, perché ho un forno tremendamente forte. Nanni, sai cosa ho combinato? Ho la teglia quella scura in forno, ogni tanto ne combino una, perché da riscaldare il forno a 180 gradi. Vabbè, l'ho tirata fuori, la metto anche un pochino più avanti, ok, piccolo incidente in diretta. E guardate qui la mia gattina, dal fondo uno aveva uno stomaco che aveva un buco infinito in cui miagola dalla mattina alla sera per mangiare, e il veterinario si è raccomandato che io non la devo accontentare nel mangiare, vero mia? Siccome ho posizionato varie cose sul tavolo così lei non può salire mentre io preparo, ma la testa è sempre lì. Allora, cosa mi occorre per fare la torta all'arancia? Da premettere che ne avevo fatto una, non l'ho filmata perché mi sono arrabbiata tantissimo, perché gli ingredienti di quel canale non era proprio per niente giusti, cioè gli ingredienti erano falsati. Quindi io guardo le ricette e poi me le personalizzo. Infatti qui vedete, poi vi spiego perché la sposa cadavere, perché ho un pensiero al riguardo, mentre preparo la torta ve ne parlo. Ecco, qui ho scritto la ricetta, l'ho dovuta modificare completamente, proprio modificare completamente. Allora, 3 uova, un pizzichino di sale dell'aroma per arancia, e saranno 60-80 ml di olio di girasole, lievito, 2 arance di cui spremerò, e sono, mi sembra, 160 g di zucchero. Siccome il mio marito è diabetico, ne metto sempre di meno, perché c'era scritto 200 grammi, 180 grammi, però voi le potete mettere. Io devo ridurre un po' la porzione dello zucchero. Qui ho 60 grammi di farina di mandorle e 230 grammi di farina da setacciare. Ho avuto un lapsus. Allora, ora preparerò gli ingredienti. Tra un attimo vi invito a mettere un bellissimo mi piace. Vi ringrazio che seguite il mio canale, in cui siete tutti benvenuti, e so che sono aumentate anche gli iscritti, grazie di cuore. E cliccate sulla campanella per ricevere tutti i miei video. Ogni video cliccate sempre la campanella, così li ricevete a uno. Iscrivetevi al mio canale. Ringrazio quelli che si sono iscritti, nuovi. Grazie, 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 grazie. Un grazie infinito. Perché la sposa cadavere? Perché a me piace trattare anche i temi femminili. Però questo argomento al momento lo rimando più in là. Saranno argomenti che tratterò mentre preparo le torte, perché saranno una metafora. Vi spiego dopo il perché. Con le fruste elettriche ho
Ho montato le tre uova, ho messo una pizzicata di buccia d'arancia grattugiata. Vedete com'è bello omogeneo, schiumoso e chiaro. Allora, devo mettere dell'olio di girasole. Siccome in questo momento non c'è mio figlio, anzi sta venendo. Ok, ho messo l'olio di girasole. Ora giro. Figlio mio, filmmaker, mi viene ad aiutare a filmare? Un attimo. Ho montato le uova intere fino a formare questa consistenza. Aspettiamo un attimo mio figlio. Come vedete, con mio marito ci stiamo condividendo il tavolo. Sta preparando delle lenticchie in cui aggiungerà della cipolla soffritta in padella con lo speck, vecchia maniera siciliana, per dare sapore alle lenticchie. Riprendo le mie operazioni, ma ho spremuto tre arance, però mi sembra che ce n'è anche troppa, quindi ne metterò metà. Ho deciso di non mettere la fialetta d'arancia. Ecco, a occhio, ecco, basta così, se no poi viene troppo liquido. Aggiungo la farina di mandorle, piano piano. Dicevo appunto che con la storia della ragazza scheletro, la sposa cadavere o ragazza scheletro, c'è una tematica che vorrei proporre a tutti, ma specialmente a tutte, dalle ragazze alle persone che sono single, ragazze single, sposate, non sposate, laureate, persone della mia età, perché ne ho 62 anni, e a quelle donne più anziane. Mi farà piacere se mi seguono anche gli uomini, perché interessa anche loro. Perché la frenesia della vita, praticamente. Allora, un attimo di attenzione, ho messo mezza bustina di lievito, che è mezzo la farina, e la farina per dolci. La frenesia della vita ci impone ad andare con un ritmo molto frenetico nella nostra quotidianità, sempre presi mentalmente da preoccupazioni, problemi economici, ce la faccio, non ce la faccio, problemi di salute, guarirò, non guarirò, gli studi, la scuola, il problema col fidanzato, la fidanzata, il marito, i figli, eccetera, eccetera. C'è una lunga, diciamo, lista di difficoltà, problemi, stress, cose varie. Per cui, come la sposa cadavere, arriviamo al punto di essere sempre sfiniti, stressati, e che non riusciamo più ad andare avanti, per cui ci impattaniamo, ci ammaliamo, non riusciamo a trovare un ritmo più lento, a trovare una ripresa fisica.
quindi abbiamo bisogno d'aiuto. Innanzitutto io ho la terza media, non ho diplomi, laurea di nessun titolo di psicologia, eccetera. Sono una lettrice autodidatta. Sono sempre stata una grande frequentatrice di biblioteca qui in paese, San Giovanni e Camerata lo sanno, specialmente San Giovanni Gemini. Anche quando ero una donna sposata con i bambini piccoli, che ora sono grande, ho una figlia di 33 anni, ha una famiglia, manda avanti una casa con due ragazze e mio figlio è single, vive con me. Per cui ho sempre avuto quella curiosità di cercare di capire come mai noi donne siamo le più penalizzate a vivere una vita frenetica, con tanti pensieri in testa, perché non siamo solo mentale, ma abbiamo le emozioni, intuizioni, con il nostro corpo riusciamo a avere il ciclo, mettere al mondo dei figli, avviene la menopausa e dei momenti della nostra vita arriviamo come la sposa cadavere, se mi inquadri qua, Ale, così inquadra nuovamente qui, vedo che c'è l'ombra, ecco. Vabbè, il film di Tim Burton, sì, ma però la mia è una metafora, no, l'immagine sto parlando, sì, no, non è che ti vieto di dire la tua, per cui arriviamo a essere sfinite. Come risolvere questo problema? Se mi seguirete più avanti vi parlerò step by step di questo argomento, perché ho avuto l'acquisto di due libri, per cui mi sono dovuta fermare nel proporre questo tipo di argomento, perché specialmente che non ho un diploma, non ho una laurea, ho anche difficoltà a esprimere una tematica molto complessa e delicata come è la natura femminile e le sue stagioni di vita. Però ci sarà il momento in cui troverò il modo di poterlo esprimere e condividere. Allora, versiamo l'impasto della torta nella tortiera. Ho messo la carta forno perché l'altra volta mi si era proprio appiccicata, ma ero arrabbiatissima perché avevo tanta voglia di preparare questa torta all'arancia che non è venuta bene. Ora mi auguro che tutto si svolga benissimo, che non ci siano piccoli incidenti di percorso, che cuocia bene. Ora ho bisogno di una palettina per... Allora, uso questa paletta che è splendida, ne sono pure innamorata di questa paletta di silicone acquistata poco tempo fa. Ecco, così metto tutto il composto nella tortiera. Poi, siccome c'ho anche il forno molto potente, è piccolo, ma non so come spiegarvelo, è di una potenza che neanche il mio forno della cucina a gas è così forte. Allora, dovrò mettere la carta alluminio per non farla bruciare. Ora la metterò nel forno a meno di 180 gradi. Credo che ci vorrà una cottura media tra i 40 e i 50 minuti, poi ve lo dirò e ci vediamo dopo. Ecco la torta cotta. Certo, con la carta forno mi si è un po' appiccicata la carta con un po' di torta, vedete? Comunque troverò il modo per oliare anche la carta forno nella tortiera. Facciamo la prova assaggio.
È stata più di 50 minuti, comunque intorno ai 50 minuti, anche perché il forno è talmente potente che devo stare molto attenta perché mi si brucia il dolce. Allora, proviamo la prova assaggio. Ok, guardate come è buona ed è proprio profumatissima, guardate, è morbida, morbida, morbida. Questa volta è venuta veramente bene, ha quel buon profumo all'arancia. Allora, prendo un pezzettino per assaggiarla, prova assaggio. È buonissima, buona buona. Aggiungendo la farina di mandorle a questo tipo di torta con aroma all'arancia, cioè il succo all'arancia e un po' di buccia grattugiata all'arancia, dà un sapore al dolce veramente buonissimo. Guardate, buona buona. Vi ringrazio di avermi seguito sin qui, quindi vi invito a mettere un bel like, cliccate sulla campanella per ricevere sempre la notifica dei miei video che pubblico, iscrivetevi al mio canale, infatti propongo un'alimentazione sana e naturale anche con verdura e frutta di stagione, come in questo caso l'arancia, che ha un alto contenuto di vitamina C anche per un dolce. Ci sentiremo prossimamente anche per la sposa cadavere, continueremo il nostro discorso. Vi auguro una buona domenica, a prossimamente.